Il Parlamento e i rappresentanti delle regioni hanno preso la loro decisione. È per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione. Adempirò al mio dovere, secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei 7 anni trascorsi. Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire in questi prossimi anni l'Italia del dopo emergenza. È ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte la nostra patria, ben oltre le difficoltà del momento. Un'Italia più giusta, più moderna, intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano. Un paese che cresca in unità, in cui le disuguaglianze territoriali e sociali che attraversano le nostre comunità vengano meno. Non compete a me indicare percorsi riformatori da seguire, ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia. Quel che appare comunque necessario, nell'indispensabile dialogo collaborativo tra governo e Parlamento, è che particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese il Parlamento sia posto in condizione sempre di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La speranza siamo noi. Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l'Italia! Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati in questo venerdì, venerdì 4 di febbraio alle 7:33 minuti. Giulia Maestrini al microfono come ogni mattina per la rassegna stampa e in apertura l'avete sentita la voce del presidente Sergio Mattarella, il presidente bis. Ieri questi erano alcuni estratti del suo discorso alle Camere dopo il giuramento, dopo aver giurato appunto sulla Costituzione. È un discorso importante, un discorso lungo, quasi 40 minuti, interrotto oltre 50 volte dagli applausi e dalle standing ovation continue delle Camere riunite e dei delegati regionali. Un discorso, come si era annunciato, non astioso, non duro, non con parole dure nei confronti delle Camere, come era stato quello ad esempio di Napolitano, ma un discorso molto dritto, molto a tutto tondo, basato sulla parola chiave dignità, che è stata ripetuta 18 volte e declinata in tantissimi ambiti diversi necessari al nostro paese, e un discorso anche appunto tanto applaudito da quelli che poi tutte queste parole, tutte queste idee le dovranno mettere in pratica, cioè appunto i parlamentari. C'è da augurarsi che in quegli applausi ci sia una presa di responsabilità nei confronti anche dei tanti richiami che il presidente ha fatto, in primis ad esempio alle riforme come quella della giustizia, dice, ritenuta necessaria, ma anche, e qui un po' una tirata d'orecchio al governo, nel ruolo centrale del Parlamento, a cui deve essere garantito di avere i tempi giusti per leggere, studiare e analizzare tutte le carte prima di decidere. Quindi insomma un discorso davvero molto istituzionale, è davvero molto di alto livello, un discorso anche politico, scrive il Corriere, quando Mattarella ha invocato la stabilità di governo, e scrive Massimo Franco proprio sul Corriere nel suo editoriale, che si intitola Quel richiamo alla dignità, il presidente ha steso una grande tenda protettiva sul paese e le istituzioni, ma non ha sorriso mai, come se sapesse che la sua tenda simbolica sarà sottoposta
proposta nei prossimi mesi e anni, attenzioni forti perfino a tentativi di strappo. Per ora quel riparo è lui ed è la fortuna di tutti. Insomma, grande attenzione chiaramente al giuramento di Mattarella, tante altre notizie, soprattutto una notizia che viene dagli esteri, dalla Siria, dove in un raid americano è morto il capo dell'ISIS, il nuovo capo più recente dell'ISIS. Biden ieri ha annunciato l'operazione, intestandosi ovviamente questo successo. E ancora oggi un altro appuntamento importante: cominciano le Olimpiadi invernali a Pechino. Tutto questo e molto altro sui giornali fra pochissimo, dopo la pubblicità. Eccoci qua dunque con la rassegna stampa. Come annunciato, grande parte dell'attenzione la fa chiaramente sui giornali il discorso di Sergio Mattarella, che ieri si è insediato formalmente per il suo secondo mandato, prima il giuramento sulla Costituzione e poi appunto il discorso alle Camere riunite. Ora ricostruiamo l'Italia, è il titolo scelto dal Corriere della Sera, un titolo appunto fra virgolette. Mattarella ha applaudito in Parlamento 55 volte e chiede una profonda riforma della giustizia. Nel discorso anche una critica sui decreti d'urgenza, consenso bipartisan, Salvini assente perché positivo al Covid, ma dice bravo. E appunto questo editoriale al lato di Massimo Franco, che vi accennavo appunto nell'apertura, dice: le sue parole di pacificazione nazionale hanno per paradosso toccato anche la politica, ma si sono proiettate oltre con una visione fortemente impregnata di valori morali. Quel Parlamento che ha ritrovato una funzione e una dignità, ricorrendo in extremis al capo dello Stato uscente, spingendo, quasi costringendolo a rimanere al Quirinale, lo ha accolto con applausi liberatori. Era come se quei grandi elettori uscissero dall'incubo di una delegittimazione che le trattative maldestre di molti capi partito su chi dovesse succederli avevano avviato verso un vicolo cieco. Insomma, questo l'analisi della giornata, che troviamo, come vi dicevo, anche negli altri giornali. Ecco qua, la Repubblica sceglie questo titolo: l'Italia della dignità. La foto è quella di Mattarella sull'auto, sulla lancia decappottabile che lo ha portato appunto dal Colle a Montecitorio. E allora ancora il presidente giura alla Camera, interrotto da 55 applausi, e rende omaggio alla centralità del Parlamento. 38 minuti di discorso per indicare che non c'è futuro senza lotta alle disuguaglianze e alla povertà. Questi infatti alcuni dei temi toccati. E poi invito a riforme immediate della giustizia e Cartabia accelera. Questo è appunto la sintesi di Repubblica, con un commento al lato, quell'orizzonte disegnato sulla parola diritti. Di tanti diritti ha parlato il presidente, non solo del diritto all'eguaglianza, appunto, cioè all'abbattere le disuguaglianze sociali, territoriali, ma anche ha parlato dei diritti civili, dell'accoglienza, del diritto allo studio e alla sicurezza sul lavoro. Insomma, ha fatto un discorso davvero ricco di molti contenuti, e appunto ripetendo spesso la parola dignità, ed è questo il titolo che sceglie la stampa: la dignità di un paese. E la dignità di un paese diventa in questa grande foto proprio ha proprio il volto di Mattarella nella fotone di prima pagina della stampa. Sul Messaggero: il paese deve ripartire. Qui si sceglie una foto all'esterno, appunto al suo ingresso in mezzo ai corazzieri. Mattarella alle Camere: priorità a disuguaglianze e giustizia, poi il giuramento, appunto, come detto.
Il Manifesto sceglie come sempre una pagina molto interessante. Qui la foto è presa dall'alto, sempre del presidente sulla lancia decapotabile, che serve sostanzialmente solo a questo. Il titolo è La ricarica. Dignità, diritti, disuguaglianze, il pluripresidente si rivolge alle Camere riunite indicando nella sanità, nell'economia, nella giustizia le priorità per la ricostruzione che il governo Draghi è chiamato a perseguire, forte accento sulla centralità del Parlamento e sul ruolo dei partiti e rinunciando all'esibizione di forza a un ruolo internazionale per l'Italia. Quindi insomma ha dettato un po' la rotta da seguire su tanti temi diversi. È stato un discorso, come detto, molto applaudito, molto apprezzato, i leader dei partiti lo hanno ripreso, lo hanno commentato, anche Giorgia Meloni, che non ha votato, come sappiamo, Mattarella, però ha detto mi ritrovo in molti passaggi del suo discorso, insomma una sorta di pacificazione, seppur, come scrive Massimo Franco, rischia di essere molto temporanea. Vedremo che cosa accade. Al lato, sempre sulla questione politica, sul Corriere della Sera parla Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, che dopo lo strappo con Salvini, diciamo, e la decisione di trattare per conto suo durante la settimana delle elezioni, parla oggi, dice Berlusconi, riunire i moderati nel solco PPE, cioè l'idea di riunire appunto tutti i moderati del centro, dice, con l'obiettivo di ricostruire il centrodestra che non è morto ma di sicuro va rifondato per garantire la stabilità di governo. Un centro a cui potrebbe guardare anche Matteo Renzi, che sta già muovendo insieme a ad esempio, e chissà che non voglia poi cercare proprio l'asse con Berlusconi per un centro che potrebbe diventare appunto l'ago della bilancia tra i vari partiti. Vedremo cosa accadrà da un punto di vista politico nelle prossime settimane. Intanto i contagi del Covid scendono, oggi ci sarà il bollettino del venerdì come sempre, ma le curve sono sicuramente molto positive. Scrive La Repubblica: Covid, i contagi scendono del 30%, giù anche i ricoveri, il CTS, la fine è vicina, che messa così sembra una profezia di sciagura, in realtà intende la fine della pandemia è vicina, e l'ha detto anche ieri l'OMS, che di fatto dopo 2 anni in cui ha giocato un po' il ruolo della Cassandra, è stata sempre l'OMS a trattenere gli entusiasmi e le speranze tenendo sempre alto il livello di guardia. In realtà ieri per la prima volta ha detto sì, forse con questa variante, con questa diffusione potremmo davvero immaginare presto un ritorno alla normalità, e quello ce lo auguriamo tutti, è quello di cui abbiamo tutti quanti grande bisogno. Intanto non di normalità si parla, ma di una notizia molto importante che riguarda gli esteri, ma riguarda un po' tutti noi. Raid anti-ISIS, morto il capo, scrive il Corriere a centro pagina. La Casa Bianca, Al-Quraishi si è fatto esplodere, donne e bambini fra le 13 vittime. Attacco degli Stati Uniti in Siria, Biden un messaggio a tutti i terroristi. Praticamente Al-Quraishi si è fatto esplodere durante un raid americano in Siria, quando si è visto ovviamente senza insomma speranza. Un messaggio a tutti i terroristi: abbiamo reso il mondo un posto più sicuro, ha commentato il presidente Joe Biden. Ci sono donne e bambini tra le 13 vittime dell'attacco, tra loro la moglie e i 2 figli del leader jihadista. Era il capo dei terroristi islamici dal 2019. E chiaramente questo, dicono gli analisti, è un messaggio non solo a ISIS ovviamente, ma in generale a tutti
tutti i paesi esteri con cui gli Stati Uniti ha diciamo discorsi aperti. Infatti così scrive anche il Corriere, così Washington rassicura l'UE e avvisa Erdogan, insomma, come dire, non ci siamo dimenticati di quello che accade intorno a noi. E la notizia la trovate un po' su tutti i giornali, qui siamo sulla Repubblica. Raid USA in Siria, trovate ucciso il capo dell'ISIS, appunto, come detto, e la notizia rimbalza su tutti i giornali sicuramente. Invece, ancora per, diciamo, chiudere, direi sì, possiamo passare alla Festival di Sanremo, ne parleremo poi anche più tardi con il nostro ospite. Festival di Sanremo, ieri Drusilla Foer sul palco dell'Ariston, basta con le lacrime, l'Ariston sedotto dall'ironia di Drusilla, scrive il Messaggero. In realtà grandi apprezzamenti da parte di tutti per lei. Sanremo, l'eleganza di Drusilla seduce l'Ariston, scrive La Repubblica. Sul Corriere, l'ironia di Drusilla Foer e l'impegno di Saviano, peccato che il monologo della Foer sia stato mandato in onda tipo alle 1:30 stanotte, quando veramente in pochi forse se lo sono potuti godere. Lo rivedremo su Rai Play. Saviano invece, a Saviano il compito di ricordare le stragi di mafia di cui ricorre il trentennale, anche lui a tarda ora, c'è da dire, proprio con questo monologo in cui ha ricordato Falcone e Borsellino e tutti gli altri uomini che con loro insomma si sono sacrificati in quella stagione così complicata e dolorosa. Queste sono sostanzialmente le notizie. No, l'ultima la trovo sul Manifesto, ne parlavamo anche ieri. Oggi gli studenti sono in piazza in tutta Italia, si protesta contro l'alternanza scuola-lavoro, ma anche contro le nuove regole sulla maturità, che dopo 2 anni torna a presentare gli esami scritti. Il corteo principale sarà a Roma e muoverà verso il Ministero dell'Istruzione, ma altri cortei sono previsti a Torino, Bologna, Napoli e altre città, fra cui Firenze anche, fra l'altro. C'è un po' di tensione dopo le manganellate che sono volate nei giorni scorsi in altri cortei e che hanno portato anche a un'interrogazione parlamentare a cui ha risposto nei giorni scorsi la ministra Lamorgese, senza, c'è da dire, grande, insomma, prendere grandi distanze da quello che è successo. Quindi oggi l'attenzione sarà anche su questo tema. E poi, come vi dicevo, invece, già ultima notizia, alle 13 oggi cominciano le Olimpiadi invernali di Pechino, cerimonia di accensione del braciere. Chiaramente, come spesso accade quando siamo in paesi così lontani, gli orari sono tutti saltati, per cui appunto avviene oggi alle 13, cerimonia di apertura. L'Italia in realtà ha già cominciato le gare con il curling e ha pure vinto le prime 3 partite e speriamo che sia un buon auspicio. Ecco i titoli dei giornali, sono questi. Breve pausa pubblicitaria, torniamo fra poco, andiamo a vedere i giornali locali. Eccoci qua, bentornati in diretta, siamo in rassegna stampa, è il momento di guardare un po' i giornali locali per vedere appunto cosa accade intorno a noi. Accade sostanzialmente che è tornato a tenere banco, come dicevamo anche ieri, l'affare Montepaschi, perché ci sono questi chiarimenti interni. Oggi è convocato il collegio sindacale sulla sfiducia a Bastianini.
Il lunedì ci sarà il CDA che dovrebbe certificare il bilancio nel cui ordine del giorno è stato inserito all'ultimo momento proprio questo, diciamo, passaggio sull'amministratore delegato, che sembra ormai quindi con le valigie pronte. Dal ministero non ci sono conferme né smentite, i sindacati continuano a tuonare e a lamentarsi del fatto che ogni volta sul monte si scatenano queste voci, queste rida di voci che solitamente partono da indiscrezioni sulla stampa ma che poi non trovano mai riscontro in una comunicazione formale e ufficiale. Anche la Consob chiede chiarimenti. Insomma, il tema è caldo e lunedì sarà sicuramente una giornata calda, e questo tema lo troviamo proprio su tutte e due le pagine, le prime pagine dei giornali locali, partendo dalla Nazione che lo mette a centro pagina con questo doppio montaggio fotografico: da una parte Bassanini, dall'altro la Greco, la Presidente. MPS, liti sui conti, duello sui voti, le strategie contrapposte del Tesoro e di Bassanini alla vigilia del CDA, questo è il titolo. E al lato c'è un piccolo commento di Pino Di Blasio, del caposervizio della Nazione, che si intitola "Se sono saggi si fermeranno un attimo prima, la speranza è che tireranno la corda da una parte e dall'altra fino a un attimo prima di spezzarla", scrive Pino Di Blasio. Dice: il mandato da amministratore delegato di Bassanini è arrivato all'epilogo dopo 20 mesi a Rocca Salimbeni, non può continuare visto che l'azionista di maggioranza, il Tesoro, lo ha sfiduciato e cerca un sostituto per accelerare il piano di riprivatizzazione del monte. Anche Bassanini sa che il suo tempo è finito, però la resa dei conti nel consiglio di lunedì, un voto sulla revoca delle deleghe che fotografi platealmente la spaccatura ai vertici, sarebbe un danno per tutti. Questo è il suo commento. Sul Corriere troviamo lo stesso tema, appunto. MPS, oggi collegio sindacale sulla sfiducia, il caso Bassanini, riunione convocata su richiesta della Consob in vista del CDA di lunedì, e sulla D no comment dall'Unione Europea, l'Unione Europea che non ha detto nulla, anche se, diciamo, aspetta in qualche modo che Monte dei Paschi e che il Tesoro mantengano la parola data. Invece la Consob, la Commissione di Vigilanza sulle Borse, accende i fari sulla questione Bassanini, scrive il Corriere. Ha chiesto al Collegio dei Sindaci Revisori di riunirsi oggi in vista del CDA di lunedì. Chiaramente la Consob deve vigilare, sappiamo bene che MPS, come molte altre aziende, è quotata in borsa, e quindi chiaramente ogni notizia e ogni indiscrezione può potenzialmente agire in modo importante sul titolo, e quindi ecco l'intervento di Consob. A centro pagina il Corriere invece nella foto mette il caso Rossi, dice: morte di David Rossi, Giletti sentito dalla Guardia di Finanza. Il conduttore è stato ascoltato, lo ha fatto molte puntate su questo caso, e quindi insomma questa è la notizia che viene data. Invece La Nazione torna su il tema di cui parlavamo anche ieri, perché con quell'intervista in cui il sindaco De Mossi, data concessa alla Repubblica di Firenze, apriva l'idea di una multi-utility facendo un ponte anche con Nardella, e La Nazione riprende il tema oggi: multi-utility toscana, il nodo extra, non basta il SID di Siena per scongelare il progetto di holding. Parla di servizi pubblici, appunto, la multi-utility che dovrebbe riunire in qualche modo i servizi e gestirli per tutte le province. Il progetto di una holding pubblica per gestire i servizi sembrava arenato, il nuovo sindaco di Roma e De Mossi lo hanno riaperto. Multiutility Toscana, non basta però il sì di Siena, questo è il tema che riporta dalla Nazione.
E invece appunto tutta la questione MPS che approfondiremo anche più tardi. Per restare sulle prime pagine, un altro paio di notizie, sempre dalla Nazione: Acqua Calda e Stellino, piano per il restyling che è andato ieri in consiglio comunale, mentre il Corriere si concentra sulla questione rincari, caro bolletto, e anche tanti altri problemi che affliggono soprattutto in questo caso il settore delle piscine, perché anche la WISP si è unita, diciamo, alla protesta e quindi chiuderà domenica in protesta le piscine. Ci sarà questa sorta di serrata, e questo è proprio il titolo che dà il Corriere: piscine con perdite di fatturato del 65%, domenica la serrata. Il Covid e la crisi per impianti di Acqua Calda, Piazza Mendola, Montepulciano e Abbadia, protesta della WISP. Il presidente Pacciani dice: ora i rincari nelle bollette e appunto danno in qualche modo il colpo di grazia, quindi domenica non si potrà andare in piscina. E invece oggi, questa è l'ultima notizia diciamo della giornata, ci sarà un incontro anche con la famiglia El Nezel, la famiglia siriana arrivata in Italia per curarsi, che come sapete è ospite della Caritas diocesana. Mustafa si presenta a Siena, oggi l'incontro col sindaco e con la stampa, siamo stati convocati anche noi proprio per incontrare questa famiglia, e sarà il primo momento in cui sentiremo un po' le loro storie e le loro voci, e poi ve ne racconteremo ovviamente nei prossimi giorni e durante la giornata in tempo reale sui nostri canali. 8:01 è il momento di dare il via agli approfondimenti, e quindi sigla di Buongiorno Siena. Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati. Venerdì 4 di febbraio, le 8:02, al microfono ancora Giulia Maestrini con voi come ogni mattina per le nostre notizie. E c'è da dire che sfogliando i giornali ci si rende conto che in questi giorni, negli ultimi giorni, il tema Covid sta pian piano scemando dalle pagine dei giornali e sparendo soprattutto dalle prime pagine. Questo chiaramente è il primo segnale per noi, che significa che le cose cambiano, no? E che davvero forse si può tornare verso una normalità laddove non è più la prima notizia sempre di apertura, ma piano piano comincia a essere relegata più indietro. E questo è una buona notizia. Oggi infatti la conferma un po' anche il direttore sanitario dell'ASL Toscana Sud-Est, Simona Dei, che è stata ospite ai nostri microfoni pochi giorni fa. Sulla Nazione dice: fuori dal tetto della quarta ondata, siamo sotto i 2000 casi al giorno. Il virus ha provato a replicarsi di più, diventando meno letale. Questo è il succo, diciamo, della sua intervista alla Nazione. E ci sono ancora vittime, ce n'è stata una anche ieri nel nostro territorio. Purtroppo sappiamo bene che, come diciamo sempre, le vittime sono l'ultimo dato a cambiare, perché spesso ci sono 3-4 settimane di differenza fra le date dei contagi e poi invece il momento del decesso. Per aiutare i malati, le persone già contagiate, arriva una nuova speranza, che è la pillola anti-Covid di Pfizer. È stata approvata, è stato fatto un accordo dal commissario Figliuolo per una fornitura a tutto il paese, fornitura che dovrebbe rendere circa 600
100.000 dosi da qui ai prossimi mesi in tutta l'Italia. Intanto stanno arrivando in Toscana le prime 800 dosi di questo antivirale. È una pillola che può essere somministrata dai medici curanti e solo a persone in una situazione clinica grave. La cura dura 5 giorni, può essere eseguita a casa. Chiaramente un altro passo importante nella lotta contro la pandemia. Sentiamo tutto nel servizio che è andato in onda nel nostro TG. In Toscana saranno 800 le dosi di Paxlovid, la pillola Pfizer anti-Covid da prendere a casa, disponibile da domani. Il punto d'approdo sarà il centro di stoccaggio dell'ospedale Meyer di Firenze. Da lì saranno poi distribuite in tutto il resto della regione. Il nuovo antivirale, che va assunto entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi, sarà a disposizione solo per le persone positive, ad alto rischio di peggioramento della malattia o per chi non può vaccinarsi per problemi di salute. La cura durerà 5 giorni e su prescrizione del medico. In totale sono 600.000 le dosi contrattate per il 2022 dal commissario per l'emergenza, il generale Paolo Francesco Figliuolo. È un'ottima notizia, è un farmaco innovativo e utile che non sostituisce però il vaccino, che rimane il principale strumento di prevenzione contro il virus, ha affermato il presidente regionale Eugenio Giani. Sulla base dei test effettuati, il vantaggio di questo medicinale è che può essere preso a casa, anche se non è per tutti i contagiati, riducendo in modo significativo il ricovero in ospedale. Anche in questo caso faremo la nostra parte, ha aggiunto il governatore, senza comunque venire meno a quello che riteniamo di fondamentale importanza e prioritario, come continuare a spingere sulla somministrazione di prime, seconde e terze dosi. Soddisfazione è stata espressa anche da Simone Bezzini, assessore alla salute. È una cura che può essere effettuata a domicilio, riducendo il rischio di ospedalizzazione e di mortalità, soprattutto negli adulti più fragili. Fermo restando che il vaccino è l'arma più efficace per proteggersi al meglio dal virus. Questo medicinale rappresenta l'unico antivirale anti-Covid per via orale, approvato dalle autorità europee. Eh sì, per adesso è l'unico antivirale per bocca approvato dalle autorità europee, è prodotto appunto da Pfizer, è stato fatto questo accordo da parte della struttura per l'emergenza guidata da Figliuolo dopo il via libera delle autorità sanitarie, appunto 600.000 trattamenti nel corso del 2022 che saranno progressivamente distribuiti a regioni e province, quindi insomma l'antivirale insieme ai monoclonali di Glaxo, che sono gli unici ancora in pista, perché sono gli unici che hanno dato buoni risultati anche contro Omicron, mentre tutti gli altri che erano stati approvati in un primo momento si sono dovuti fermare. Insomma, piano piano stiamo mettendo al nostro arco più frecce per combattere questa pandemia. Resta inteso, come abbiamo sentito anche nel servizio, che la vaccinazione rimane la copertura principale. Fra l'altro, nei prossimi giorni, quando sarà pubblicato il decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri, si capirà anche come cambia il Green Pass, perché appunto la durata dovrebbe essere illimitata per chi è vaccinato con 3 dosi o per chi aveva 2 dosi e poi ha avuto il Covid ed è guarito, e questo perché al momento le autorità sanitarie sembrano non prevedere, o comunque non hanno ancora deciso sull'eventualità di una quarta dose, che su cui si sta ancora ragionando. La speranza di tutti è che appunto questa variante così contagiosa, ma anche meno letale a quello che ormai ci è sembrato di capire, possa in qualche modo creare davvero l'immunità di gregge e poi, con l'aiuto della primavera e dell'estate, portarci verso una ritrovata normalità, che davvero è una cosa di cui tutti quanti abbiamo bisogno. Noi invece abbiamo bisogno di fermarci un attimo perché c'è una pausa pubblicitaria, quindi torniamo fra poco. Buongiorno Siena, bentornati in diretta e buongiorno e ben trovato Aldo Tani. Buongiorno Giulia, buongiorno.
Buongiorno al nostro ospite del venerdì, e ti hanno servito sul piatto d'argento il tema della settimana, che è proprio la questione Monte Paschi. Sembrava tutto fermo, ci eravamo detti l'ultima volta, ma boh, qui non se ne parla più, è finita nel cassetto, e invece ecco qua che è tornata, diciamo, all'attenzione. Sì, è tornata all'attenzione perché dopo giorni di rumors sulle sorti dell'amministratore delegato Guido Bastianini è intervenuta la banca, e chiaramente cambia la storia. Perché, perché prima sono chiacchiere dei giornalisti e poi diventano qualcosa in più. Sono chiacchiere dei giornalisti, retroscena, di incontri e tutto, però poi quando la banca due giorni fa ha detto lunedì prossimo, quando verranno presentati i dati del 2021, all'ordine del giorno è stato inserito un punto dove si chiede la verifica della posizione dell'amministratore delegato, è tutta un'altra storia. Certo, fra l'altro ieri nessun commento dall'Europa, tu hai fatto anche un servizio per il nostro TG su questo tema, magari lo sentiamo insieme già che ce l'abbiamo pronto e poi ne parliamo. Bocche cucite a Bruxelles sulla questione Bastianini, che sarà sottoposto a verifica nel CDA di lunedì prossimo. La portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, ha chiarito: non ho assolutamente alcun commento. Più in generale, posso dire che la Commissione europea sta seguendo molto da vicino i recenti sviluppi che riguardano Monte dei Paschi di Siena ed è in contatto con le autorità italiane su questo tema. Una precisazione mirata a dissipare le insinuazioni sulla possibilità che l'Europa accolga in maniera favorevole la discontinuità al vertice di MPS, con l'amministratore delegato che sarebbe in procinto di uscire da Monte dei Paschi per espressa volontà del Tesoro. Nel luglio 2017 abbiamo approvato il piano italiano per la ricapitalizzazione preoccazionale di Monte dei Paschi sotto le regole dell'Unione Europea e sulla base di un effettivo piano di ristrutturazione e di impegni presi dall'Italia in relazione alla banca, ha aggiunto Podestà. Come sempre sta ai Paesi membri ottemperare agli impegni e proporre modi attraverso i quali rispettarli. Sta all'Italia quindi decidere e proporre vie per uscire dalla proprietà di Monte dei Paschi di Siena. Intanto sulla questione ha acceso i fari la Consob, che ha chiesto al Collegio dei Sindaci Revisori di riunirsi domani. Inoltre sarebbe in corso un approfondimento su alcune poste one-off che potrebbero impattare sul bilancio, che si sarebbe dovuto chiudere con un utile attorno ai 300 milioni. Ecco qua, dunque, l'utile e il bilancio lo vediamo lunedì, che è il CDA che deve proprio vistare quei conti lì. Ma che è successo con Bastianini? Ti sei dato delle risposte? Allora, secondo me il problema lì è che fermato Draghi a Palazzo Chigi, quindi chiaramente quello era, diciamo, il crocevia per capire quale corso poi avrebbe preso anche il governo. Fermato Draghi a Palazzo Chigi, Monte dei Paschi ha davanti una serie di partite fondamentali. Prima di tutto l'Europa deve ancora convalidare il piano industriale, che quindi significa un aumento di capitale a 2 miliardi, a 2,5 miliardi, se poi saranno quelli, significa esuberi. In più il MEF, quindi il Ministero dell'Economia, deve negoziare ancora con l'Europa la proroga di permanenza dentro il capitale azionario di MPS. Sarebbe dovuto uscire al 31 di dicembre del 2021, è ancora lì. E da quello che si può intendere, questa proroga potrebbe andare da 18 a 24 mesi. Bastianini è l'amministratore delegato che è stato messo in un angolo per mesi quando c'era la trattativa Unicredit, ma che poi, fallita quella trattativa, è tornata alla grande ribalta presentando numeri che Monte dei Paschi buoni, che non vedeva da anni, e chiaramente l'ha messo sotto una buona luce. E non a caso, quando si sono diffusi i rumors, tutta la politica schierata, quindi non c'è stata nessuna voce controcanto, diciamo, ha detto Bastianini deve restare. Però dico, io che sono una ragazza semplice, non capisco queste dinamiche dell'alta politica. Dico, perché uno che ha fatto bene, che sta facendo bene, che sta lavorando in modo molto silenzioso, come faceva Morelli sotto traccia, no? Così perde la fiducia del Tesoro? Perché bisogna vedere qual è la direzione del Tesoro. Se la direzione del Tesoro, impersonificata da Alessandro Rivera, che è il direttore generale che aveva condotto la trattativa con Unicredit, dice Monte dei Paschi va venduta, e va venduta anche in tempi rapidi, perché... Beh, però è più facile vendere una cosa che va bene piuttosto che vendere un pozzo nero che nessuno vuole. Sì, però c'è un problema. Va bene, ma è anche troppo grossa. E quindi, chiaramente,
per renderla appetibile al mercato va diluita nei passivi, va diluita nel personale e a quel punto la torna appetibile. Quindi la proroga all'Europa è stata chiesta di 18-24 mesi, ma non è detto che se il mercato offrisse delle occasioni buone... Certo, molto... non venga fatto prima. In più, Bastianini è arrivato al maggio 2020 ed è espressione dei 5 Stelle, forte dirlo così, comunque diciamo espressione di un governo precedente. Certo. E da quello che si può evincere, almeno da quelle che sono rumors, diciamo che non c'è sintonia zero con la presidente del Monte dei Paschi, infatti, Patrizia Greco, che è espressione del Tesoro. Quindi diciamo che i tecnici non sono sulla stessa parte di Bastianini. C'è la politica, ma la politica, visto che comunque il governo è tecnico, il ministro dell'economia è tecnico, probabilmente pesa poco. E soprattutto se all'ordine del giorno di un CDA dove si devono affrontare in una fase così cruciale per Monte dei Paschi si inserisce la verifica dell'amministratore delegato, insomma, se il destino non è segnato lo poco è vicino. Ci manca invece quindi diciamo che da lunedì ci dovremmo aspettare da una parte i conti che comunque si annunciano buoni, dall'altra quindi il saluto a Bastianini, la permanenza della presidente, chissà, anche su lei c'è un punto interrogativo, e quindi un po' diverso, poi un nuovo nome lì. Anche per l'amministratore delegato, sì, c'è un punto un po' diverso perché la presidente sarebbe in lizza per presiedere le generali in una partita totalmente diversa, lontana da noi, e quindi bisogna vedere se anche lei sarà cooptata e quindi andrà via da Monte dei Paschi. Però così ci potremmo trovare con un colpo solo senza entrambi i vertici. Sì, però sappiamo bene che poi in qualunque azienda, insomma, strutturata in un determinato modo, chi fa la politica poi è l'amministratore delegato. Quindi... Beh sì, certo, l'operatività sicuramente. E invece per restare sempre intorno al Monte dei Paschi, pur cambiando tema, ieri è uscita un'altra notizia che riguarda la morte di David Rossi, cosa che tu stai seguendo appunto anche attraverso la commissione parlamentare d'inchiesta, perché ieri Giletti è stato sentito dalla Guardia di Finanza, immagino come persona informata dei fatti, visto insomma che ha fatto parecchie trasmissioni. Il conduttore sarebbe stato ascoltato appunto rispetto alle fonti con cui ha parlato. E che sta succedendo lì? Fra l'altro c'è da dire che il fatto che si sia messo in sicurezza il governo e il Parlamento fa sì che la commissione rimane in carica e continua a lavorare, e ha già da giovedì prossimo, se non sbaglio, martedì fissate le udienze dei tre procuratori, sì, che finalmente parleranno loro. Sì, infatti quella che per Siena, insomma per Siena, non solo per Siena, si annunciava un mese intenso per la commissione David Rossi, che dopo la pausa legata all'elezione del Presidente della Repubblica riprende i lavori la prossima settimana, poi è venuto fuori tutto questo, questa vicenda legata all'amministratore delegato, quindi c'è anche questo fronte, certo, che è più caldo perché è più stringente. La commissione, come giustamente dicevi te, a questo punto ha un orizzonte fino al 2023, può lavorare diciamo in tutta garanzia e con determinate tempistiche. La stessa commissione comunque, forse non lo so, aveva qualche presagio di durata breve e ha sistemato tutta una serie di udienze a febbraio molto fitte. E quindi saranno sentiti i PM, sarà sentito Musser e inizieranno lunedì, martedì, sentendo Pieraccini e Fanti, okay, che sono quelle due persone legate a questa mail postatata. Che sì, poi che peraltro sono già stati sentiti, sono agli atti le loro, sì, testimonianze, quindi mi sembra un passaggio un po' inutile. E comunque. E quindi ritornando a quello che dicevo inizialmente, Giletti è stato sentito dalla Guardia di Finanza e non dalla Procura di Genova, perché lui ha detto che non si poteva muovere da Roma, quindi per conto del procuratore Vittorio Ranieri Miniati, procuratore aggiunto a Genova, è stata sentita la Guardia di Finanza a Roma nei giorni scorsi. Credo, almeno da quello che si può capire, che lui abbia ribadito ciò che ha detto in puntata, ma ciò che ha detto in puntata è semplicemente quello che l'agente di polizia scientifica Federica Romano ha detto ha in raccontato audizione. In audizione, ovvero di questo materiale che era stato portato all'attenzione degli inquirenti nella prima indagine e poi non è risultato nel fascicolo. Quindi sono 61 foto e 2 video. Però ecco, questo è... Mi fa un po' ridere questa cosa, perché cioè, i giornalisti fanno il mestiere di raccontare le cose che
qualcun altro li fa, hanno le loro fonti, hanno le loro fonti segrete, più o meno. Non è che sono loro che le inventano le notizie o che trovano i documenti scottanti. No, ma io di infatti, solito. Guarda, intervistai Giletti il giorno dopo, sì, o due giorni dopo, e gli chiesi anche di questo fatto. E lui mi disse semplicemente: ho raccontato quello che tutti hanno visto, perché le audizioni sono pubbliche e la Romano questa frase l'ha detta pubblicamente, quindi certo, non l'ha detta in segretata. E si stupiva della convocazione. Poi questa convocazione è arrivata e anche la Procura di Genova si sta muovendo, perché nei giorni scorsi avrebbe sentito anche l'ex comandante Allieco, che poi è quello che ha scoperchiato la pentola sul, diciamo, sul famoso sul inquinamento, fra virgolette, sul sopralluogo nell'ufficio scena di Rossi, e probabilmente andrà avanti. Si faceva anche il nome di Giuseppe Mussari, e poi fra l'altro sarà anche sentito dalla Commissione Rossi a febbraio, nei prossimi giorni, sì, quindi settimane molto intense anche per loro, e però soprattutto per il Monte, insomma, perché sì, credo lì ci sia una vicenda. Che poi chiaramente lì come funziona? Viene incaricato un nuovo amministratore delegato e ha una serie di missioni, considerando che non è che trovano il primo che passa per strada, ma trovano tutti banchieri accreditati da lungo percorso. Insomma, lì stupisce solo la tempistica del campo, sì, infatti, non il fatto che Bastianini non possa essere sostituito, perché verrà sostituito sicuramente con un amministratore delegato, con una figura all'altezza, però la tempistica anche fatto così repentino, no? Un sì, po' di in relazione sorpresa a Musi, cioè sembra proprio una rivalsa nei confronti, nel senso lui è supportato da numeri, e chi magari aveva altre mire che non Monte dei Paschi ha detto: io comunque ora detengo il 64% del capitale e decido, come sempre accade. E noi invece ci fermiamo, torniamo fra pochissimo. Buongiorno Siena, siamo ancora in diretta, c'è ancora con me Aldo Tani, in una settimana che anche per la politica è stata una settimana terremotata, perché chiaramente tutte le tensioni e le confusioni che stanno succedendo a Roma pre e post Quirinale sono inevitabilmente anche viste da lontano, anche in un'ottica di quello che succederà in futuro. Noi abbiamo sentito nei giorni scorsi vari partiti, sì, li hai sentiti anche tu, e insomma, che c'è da aspettarsi? Intanto diciamo che a livello cittadino il PD, che era l'ultima forza che mancava, ha fatto un segretario, sicuramente è successo domenica, quindi non avrei avuto modo di parlarne, però era l'ultimo pezzo mancante per poi iniziare la competizione elettorale. Mentre Fratelli d'Italia a sorpresa ha riconfermato De Mossi, mentre a livello nazionale invece Fratelli d'Italia e la Lega sembrano parecchio in confusione. Sì, però sì, è un po' in linea con quello che disse la Meloni all'intervista al Corriere della Sera il giorno dopo le elezioni, ovvero che il centrodestra non esiste più a livello governativo e comunque a livello nazionale, ma invece su base locale è un progetto che va bene, perché obiettivamente a vedere anche i risultati della Toscana, ma non solo, ha portato dei benefici, e quindi si va avanti su questa linea, sempre che non succeda l'irreparabile. Però chiaramente una cosa è detta al caldo, una cosa è poi è tornare sui propri passi e ragionare, cosa che mi sembra alcune forze del centrodestra, non tutte, stiano facendo in questi giorni, anche a livello nazionale. E a ragionare cominciano anche le persone. Il sindaco in questi giorni ha detto: ma vediamo se mi ricandido a decidere la città. Diciamo che è rimasto in una fase molto neutra per ora. Sì, lui è rimasto in una fase molto neutra, però come ci disse al tempo Picchi quando... quando eravamo proprio qua. Quando eravamo qua. E poi l'ha detto anche Michelotti, quindi un nome di peso dentro lo scacchiere delle forze di centrodestra territoriale, perché è coordinatore provinciale di Forza Italia, di Fratelli Italia, scusami, e non solo, è anche assessore della Giunta De Mossi. Il fatto che abbia dato un imprimatur in qualche modo, no, importante, questo nome, cioè dicendo si riparte proprio da qui, è insomma un buon viatico per le elezioni del 2023. Chiaramente si muovono anche altre forze politiche, e in settimana c'è stato uno scontro a distanza fra il PD e il Piccini. Tanto per cambiare, una novità così. Forze che teoricamente potrebbero avere anche qualche tratto in comune, ma mi sa che non si parte benissimo. E invece uno dei nomi che viene tirato in ballo più frequentemente è quello di Emanuele Montomoli, il CEO di Vismederi, che abbiamo sentito proprio, sentiamo le sue parole.
È diverso tempo ormai che il nome di Emanuele Montomoli, fondatore di Vismederi, professore universitario e presidente del Costone Basket, viene tirato in ballo quando si parla delle prossime elezioni amministrative. E i ben informati lo vogliono come uno dei candidati a sindaco nel 2023. Lui non conferma, ma nemmeno nega. Siena è la mia città, quindi il pensiero di potermi impegnare per la mia città è un pensiero che mi stimola molto. Io però in questo momento ho tante altre cose da fare, sono professore all'Università di Siena, ho un'azienda di un centinaio di persone che ha finito ora praticamente il periodo di startup, si sta ingambando, sta lavorando sulle sue gambe in questo momento, quindi vediamo quello che viene fuori e poi ripeto, se Siena dovesse chiamare e se ci dovesse essere comunque delle persone che mi danno una mano, che insomma delle quali ho stima, magari un pensiero ce lo possiamo fare, ma è estremamente difficile. Non è un no, eh? No, non è assolutamente. Non è assolutamente un no. Insomma, non è assolutamente un no. Il problema è che il nome di Emanuele Montomoli è stato tirato fuori quando si trattava di fare il presidente della fondazione e lì ancora le carte sono coperte, sono totalmente coperte, non manca molto ma sono totalmente coperte. È stato tirato fuori per fare il rettore dell'università e sappiamo che medicina, di cui lui fa parte, vorrebbe di nuovo la carica dopo quasi un ventennio per ritornare alla guida dell'Ateneo. È stato tirato fuori, è un po' un uomo per tutte le stagioni. È un uomo per tutte le stagioni, diciamo che quando si fa l'uomo per tutte le stagioni si rischia di restare senza cappotto, sì, mettiamola così. Sì, sì. Quindi non lo so, lui ha detto che è molto difficile a vederlo visivamente, anche se non sono un tecnico, non mi sembrava molto convinto di questo, mi sembra difficile, nel senso che è chiaro che se la tua città ti chiede di fare il sindaco o comunque una forza politica. Certo. In questo caso sarebbe probabilmente una forza politica di stampo civico chiede di fare il sindaco. Beh, sicuramente lui è vicino all'area di Marzucchi, questo lo sappiamo. È anche vero che Marzucchi da solo non potrebbe eleggere il sindaco perché non ne ha i numeri, no, quindi si tratterebbe di trovare una coalizione o comunque un fronte allargato. Che non è semplice per come si è definito lo scacchiere del terzo polo civico, perché chiaramente esatto. Il fatto che Marzucchi, pur nelle retrovie, ma abbia prestato il fianco alla giunta De Mossi, lo allontana abbastanza dal terzo polo civico, nel senso, poi ricordiamo che Emanuele Montone è legato sentimentalmente a Sara Pugliese, che è assessore della giunta De Mossi, sì. E questo pone un altro diciamo motivo di frizione con questo terzo polo civico, che è rappresentato non solo da Piccini ma anche dall'ex assessore Sportelli, che è venuto via dalla giunta di Mossi dopo appena un anno, quindi insomma parecchi tasselli che devono andare a posto. I tasselli che devono andare a posto sono tanti, e poi insomma le tasselle da occupare per fare il candidato a sindaco possono essere anche tantissime, ma chi ha le chance? Non sono poi così numerosi. Assolutamente. Hai detto prima una cosa interessante sul presidente della Fondazione Montepaschi: le carte sono ancora coperte. Non manca tantissimo, però, perché ci sono 2 mesi di fatto. Non manca tantissimo, non se ne parla, però almeno i rumors di qualche tempo fa davano Rossi, ovvero Carlo Rossi, il presidente uscente, come possibile ricandidato, sì, come possibile conferma. Come diciamo. Possibile conferma, soprattutto diciamo con il comune, che all'inizio insomma non era stato facile trovare una sintonia fra il sindaco De Mossi e la stessa fondazione. Ricordiamo che il comune elegge 4 membri nella deputazione generale, quindi non pochi, e però poi piano piano si era trovato questa sintonia, e all'indomani dell'accordo fra la fondazione e la banca, dell'accordo transattivo sulle cause extragiudiziali, De Mossi aveva salutato con favore quello che era riuscito a portare a casa la fondazione. Quindi diciamo poi hanno combattuto insieme questa battaglia per far sì che Siena mantenesse un certo controllo, fra virgolette, su Montepaschi in quanto alla direzione generale.
Quindi sembra che anche il comune possa andare a quella strada. Se il comune va verso quella strada, non c'è motivo, almeno che Rossi si tiri indietro, di non riconfermarlo alla presidente della fondazione. Beh sì, questa analisi mi sembra corretta, mi fa anche un po' sorridere il fatto che cambiare idea è sacrosanto, secondo me, soprattutto perché si può appunto analizzare scenari diversi, eccetera. Mi fa un po' sorridere il fatto che su quel rapporto con la fondazione il comune sia partito inizialmente un po' d'acchito, no? Cioè subito, senza nemmeno avere il tempo di parlare. La prima cosa fu: ah, le hanno nominati quelli di prima, quindi bisogna toglierli tutti, cioè con questo modo un sì, po' poi c'era muro contro muro, salvo poi invece dire: ah no, però insomma hanno fatto delle cose buone, quindi va bene. Sì, c'era anche un motivo fondante, che praticamente il comune voleva convincere la fondazione a andare in causa con Montepaschi. Questo va da sé, Rossi l'ha sempre detto, ma sicuramente il sindaco De Mossi lo sapeva benissimo, che andare in causa per 3 miliardi e 7 sarebbe stato assurdo, sarebbe stato distruttivo per Montepaschi. E quindi non aveva avuto, poi non avrebbe avuto senso tutto quello che stavano facendo. E comunque era una cifra che, come dicevano tutti, non sarebbe mai stata possibile. Ma nessun, cioè non ma era... tutti lo sapevano, cioè chi andava in causa, chi lo spingeva per farli andare in causa, perché era una cifra irreale che la banca Montepaschi non avrebbe mai potuto dare. Quindi poi chiaramente anche lì si sono presi le misure, hanno lavorato insieme. E considerando l'area di provenienza di Rossi, che ha fatto il vice sindaco con una giunta di centrosinistra, quindi probabilmente lo scontro partiva anche da lontano, tolto il comune, non vedo gli altri enti nominanti che possono dire Rossi non deve... Non va bene, sì, certo. Anche perché anche nel suo caso ci sono numeri. Eh sì. E i numeri sono positivi per sono la fondazione. Sono positivi, assolutamente. Quindi ha fatto degli investimenti mirati, l'ultimo che ha fatto, ricordiamo, in TLS, più ha fatto tutta un'altra serie di investimenti. Non è certo la fondazione di prima, comunque è una fondazione solida, investe su progetti mirati e questo consolida la posizione di Rossi. Non c'è dubbio. Grazie Aldo Tani di averci fatto tutto questo scenario. Grazie a te. Ci vediamo la settimana prossima. Certo. E noi invece ci vediamo fra poco e alleggeriamo un pochino, parliamo di cose un po' più frivole. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Cambiamo tema, come detto, perché nella settimana di Sanremo non potevamo non parlare di televisione, ma di televisione e di radio anche, viste da un altro punto di vista, cioè in quello con l'interazione con i social network, che ormai non è forse più nemmeno un'interazione, ma è proprio diventato un unico grande Frankenstein che si muove tutto insieme. Per parlare di questo c'è collegato con noi il professor Tiziano Bonini dell'Università di Siena. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Benvenuto. Allora, il professor Bonini insegna al corso di laurea in scienze della comunicazione, insegna, è professore associato in Media Studies e appunto insegna mass media, cultura digitale e società. Si occupa di radio, social media, cultura digitale, pubblici connessi. Ha iniziato a fare radio da studente all'Università di Siena, con un radio, vero? Immagino. Con quella che un tempo era Radio Facoltà di Frequenza. Giusto, Facoltà di Frequenza, che oggi è Uradio. E poi tra il 2004 e il 2019 ha lavorato per molte radio, tra cui Rai Radio 2, Radio 24, Radio Rai 3. Quindi insomma, lei di radio ne sa anche di televisione e anche di media digitali, quindi insomma è un po' la persona che fa per noi. E come dicevamo a microfoni spenti, l'idea era un po' di partire da questo Sanremo, che è stato un po' negli ultimi anni, non quest'anno ma negli ultimi anni, la rivincita della TV sui social, no? In qualche modo, cioè, o comunque di una certa TV che grazie ai social è rinata, soprattutto ha trovato un altro pubblico. Ma infatti questo è un bel caso per studiare i media, no? Dire, cioè, di solito si discute sui giornali o si presentano queste, quando si affronta questo tema si presentano sempre la televisione, internet e social media in contrapposizione tra loro, chi ha distrutto cosa, la TV che aveva ucciso la radio, chi a sua volta aveva ucciso i giornali. Esatto, e non era mai vero invece. In realtà non è mai successa questa cosa, nel senso che viviamo dentro un ecosistema. Se pensiamo, se abbiamo un approccio ambientale, no? Siamo dentro un ambiente che si popola
di diversi media che vengono utilizzati in maniera diversa da persone diverse, per cui la generazione dei baby boomers, che è quelli nati subito dopo la guerra, se andiamo a guardare i loro consumi mediali e potremmo dire la loro dieta mediale, parlano solo di televisione, guardano soprattutto televisione. Generalista, non la televisione delle serie, ovviamente. Mentre no, la televisione, scusate, la generazione, la mia generazione, quella cresciuta tra gli anni 80 e 90, la cosiddetta generazione X, è una generazione che sta a cavallo fra quelli che guardano un po' di televisione ma che leggono ancora libri, giornali. Quindi è molto, questo ecosistema è davvero molto diverso e non c'è un media che domina sull'altro, e anzi forse quello che abbiamo visto in questi anni è appunto il connubio fra social media e la televisione è un po' rinata attraverso quello che chiamano il secondo schermo televisivo, che è il telefonino usato per commentare la televisione. Pensate che la maggioranza del traffico su Twitter, cioè il volume di dati, di commenti, di testi prodotti su Twitter, soprattutto nelle fasce serali, è dovuta alle persone che commentano la televisione. È come se noi avessimo finalmente materializzato qualcosa di immateriale, che sono, no, i commenti, le opinioni delle persone che prima rimanevano privati nelle stanze delle famiglie e oggi sono pubblici sui social network. E sono per alcuni casi, e qui cito di nuovo Sanremo, quasi più importanti del fatto stesso. Cioè la gente, è come se una certa generazione, parlo soprattutto di quella più giovane di noi, i millennials o forse anche quelli ancora successivi, cioè guardassero la TV per commentarla sui social, non tanto per la TV stessa, perché probabilmente se li dovessero spengere i social, forse quello spettacolo non sarebbe più nemmeno appealing. Ma è una cosa molto umana, nel senso che usiamo i media per la nostra, cioè per costruire le nostre identità, per parlare di noi, per costruire relazioni sociali, e in questo modo i social media hanno dato la possibilità di usare la televisione in maniera più relazionale. Quindi non è tanto il contenuto in sé, ma è il fatto di parlare insieme ad altre persone. Cioè un'occasione di incontro praticamente, come fosse un bar. È un'occasione di relazione. Quando nasce la televisione, nasce nei bar, le persone, costava ancora troppo, no, per andare, certo, per essere in tutte le case, le persone si riunivano a guardare i primi Sanremo al bar. Oggi più o meno è la stessa cosa, però fatta, mediata dai social, perché permettono di nuovo di... Cioè perché è così centrale, si parla così tanto di Sanremo? Perché ci sono tante conversazioni online intorno a Sanremo, che è vero, diventano quasi più importanti del contenuto stesso, dell'evento stesso. E non rischia questa cross-medialità e questa anche contemporaneità di usi diversi di abbattere completamente il nostro livello di attenzione? Cioè come facciamo a prendere qualcosa di quel contenuto quando siamo aperti su così tanti tavoli contemporaneamente? Questo è un dibattito aperto, nel senso che in fondo anche quando c'era la televisione soltanto, le persone non stavano davanti alla televisione guardando la televisione come se fosse Dio e pendevano dalle labbra della televisione. Mangiavano, facevano cose. C'è uno studio del 1974 di uno studioso finlandese sulla televisione che ha chiesto ai finlandesi il giorno dopo di ricordare cosa avevano ascoltato, cosa si ricordavano del telegiornale che avevano ascoltato la sera prima. Soltanto il 2% della popolazione aveva ricordato cosa aveva ascoltato. Quindi anche io potrei dire qualsiasi cosa in questa mia fascia mattutina, voglio dire, nessuno se lo ricorderebbe. No, bisogna accettare che i media, i broadcast sono qualcosa che non sono un testo di per sé che tutti ascoltiamo come se stessimo leggendo un libro, certo, ma sono qualcosa, un flusso che si infila negli interstizi della vita, mentre la gente si sta lavando i denti, ascolta noi, prende qualche parola, cioè è
È un flusso di sottofondo e hanno sempre avuto questa funzione primaria. Quindi non c'è niente di male comunque perché anche i social, un certo tipo di fruizione social, a volte vengono demonizzati, no? Da quelli più grandi che lei ha chiamato baby boomer e forse quella generazione lì, anche proprio nei palinsesti televisivi, cioè la polemica che c'è in questi giorni, penso di nuovo a Sanremo, dire ma sono più importanti i social, gli autori, non gli autori, i cantanti sono più occupati a fare le storie su Instagram, i punti del Fantasanremo, piuttosto che a cantare. Però in realtà questo è legittimato dal fatto che quell'ecosistema è comunque un ecosistema economico, produttivo, che poi porterà dei risultati. Cioè non è un cazzeggio, tanto per dire. Certo, da un lato è un mercato ed è un'economia. E questo, come dire, significa che le persone che ci stanno dentro, che siano cantanti, performer o sportivi in generale, hanno anche interesse a seguirli. Questo discorso che lei fa si potrebbe fare, o è stato fatto, si pensa a quando la nazionale di pallavolo italiana fu eliminata, no, ai quarti di finale. Era colpa, addirittura l'allenatore disse che era colpa dei social. Stavano troppo sui social e poco ad allenarsi, poco concentrate. Quando io sono un tifoso juventino si dice che questi giovani della Juve sono sempre su videogiochi o sempre sui social e non... Questi sono, insomma, discorsi un po' da vecchi. Sì. Perché come dire, l'attenzione è chiaramente un bene prezioso ed è anche un bene finito, cioè non si moltiplica, e quindi se io sto sui social non sto altrove, quindi nell'economia dell'attenzione ho dei limiti, no? Quindi sicuramente c'è uno spostamento dell'attenzione, però questo non significa poi che, cioè quando giocano, non è che stanno sui social, certo. Quando cantano, se una canzone non è buona non dipende dai social, dipende da chi l'ha scritta, che non è bravo come ai tempi di, qui faccio una battuta da boomer, ma no, dai tempi di, non so, Gigliola Cinquetti. E però questo in qualche modo crea anche un altro dato, no? Cioè quello che i social hanno fatto rispetto alla televisione e rispetto ai personaggi della televisione, ma che è esattamente quello che hanno fatto rispetto ai personaggi della politica, è stato abbattere il corpo intermedio, cioè quello che una volta facevano gli uffici stampa, gli agenti, le conferenze stampa e quindi i giornalisti che poi riportavano, eccetera, è stato abbattuto. Cioè adesso il personaggio, che sia un cantante, che sia un politico, che sia un calciatore, che sia chiunque, ha un contatto diretto con il suo pubblico attraverso i social. Questo che cosa ci porta? In realtà questo è un processo che abbiamo visto accadere negli ultimi 10 anni ed ha ragione, no? C'è un abbattimento, un potenziale, o almeno all'inizio si pensava che fosse un abbattimento diretto di queste barriere. Però i corpi intermedi hanno una grossa responsabilità nell'aver lasciato che questo accadesse. È vero. Perché spesso non erano dei veri corpi intermedi, cioè non facevano quel ruolo. Chi ha conservato, chi davvero continua a fare quel ruolo di corpo intermedio, di mediazione fra quello che accade nel mondo, nei media e le persone, continua a farlo e a sopravvivere con quel lavoro lì. Cioè esistono ancora dei giornali che vengono letti, c'è qualcuno che paga addirittura degli abbonamenti, c'è qualcuno che ascolta la radio in questo momento perché si fida di lei. Non è così vero, cioè in realtà se pensiamo ad esempio alla politica, molti giornalisti che erano abituati a dare il microfono al politico di turno, questo purtroppo c'è ancora, mettere insieme, esatto, no? Solo che adesso spesso oltre a mettere il microfono a raccogliere la semplice voce di tutto il Parlamento, prendo Twitter, tutto l'arco, prendo Twitter e ci trovo tutte le citazioni pronte. Ecco, quello è un po' un modo di fare giornalismo abbastanza passivo. È vero che quello che è successo è che sì, quello che le persone oggi dicono sui social, cioè i politici o gli esponenti dello spettacolo dicono, diventa detta un po' l'agenda mediale, no? Non esatto. Sono più giornali
a dettare l'agenda, si dice, ma sono i social a dettare l'agenda. E anzi, i giornali inseguono spesso i social, cioè il tema diventa Tizio ha scritto, Caio ha risposto, cioè quindi però, sono loro che trainano te. Certo, però tutto sommato questo cosa, cioè sempre nell'ottica di questo ecosistema, è cambiato qualcosa, sì, cioè è cambiato il peso a chi, della rilevanza, delle fonti, eccetera, ma in fondo non è che stanno scomparendo le televisioni o i giornali, no? Cioè in questo ecosistema, anzi, forse giornali e televisioni e radio stanno guadagnando, perché hanno più contenuti a cui accedere, hanno cose di cui parlare. Hanno anche una moltiplicazione di canali, no? Cioè una volta chi comprava il cartaceo, tutt'al più finiva sul tavolino del bar, non c'era la possibilità di replicarlo. Forse, diciamo, se pensiamo ai dati di Sanremo, queste sono analisi un po' così, un tanto al chilo, prese con le pinze, però Sanremo sta avendo dei risultati incredibili. È sicuramente un risultato che è dovuto anche a come ha fatto Sanremo, non è noioso, è più noioso, eccetera, ma sempre nell'ottica del, no, è la radio o la televisione è qualcosa che sta nel sottofondo, che le persone, forse noi sovrastimiamo spesso sì, il valore di queste cose. Secondo me una delle possibili spiegazioni è anche proprio, cioè questo rifiorire, questa centralità rinnovata di Sanremo nella vita degli italiani e anche di tanti pubblici esteri, è dovuta proprio alla centralità che ha nei social e alla totalità delle conversazioni che accadono al di fuori di Sanremo. Cioè c'è un cosiddetto hype, cioè un'attenzione, una moda, un'attenzione rinnovata, che rimbalza sui social e ha come effetto, è come se un effetto specchio, comunque un effetto specchio, esatto, che ha fatto sì anche di riavvicinare dei pubblici che erano stati persi, perché 20 anni fa, quando noi eravamo ventenni o poco più che ventenni, i ventenni non guardavano Sanremo, cioè non gli passava nemmeno per l'anticamera del cervello di stare con i genitori sul divano a guardare Sanremo. Quindi è un pubblico che si è riaperto grazie ai nuovi media. Certo, perché hai nuove modalità, magari molti di questi giovani non guardano nemmeno la televisione, ma hanno visto Sanremo attraverso un video su YouTube il giorno dopo, hanno ascoltato la canzone di cui si parla. Su Spotify magari. Quindi c'è tutto questo ecosistema che contribuisce a creare un discorso più ampio intorno a Sanremo, e questo discorso più ampio si riflette anche sul, poi effettivamente sulle persone che lo guardano. Posso dire però che tutto questo è molto giusto, a me piace un sacco, però penso sempre che in Italia siano pochi ancora i professionisti o le testate o le istituzioni o i politici che davvero sanno guidare questo ecosistema. Cioè è un ecosistema complesso che va guidato e va fatto crescere con delle competenze che invece mi sembrano ancora messe un po' nell'angolo. Questo fa parte un po' di, cioè è un discorso un po' generale sulla, direi, sull'alfabetizzazione ai media digitali del paese. Che è parecchio indietro, è d'accordo con me? È parecchio indietro, ma in realtà sta anche recuperando molto, quindi insomma è ambivalente secondo me la prospettiva che dovremmo avere, perché da un lato sì, dall'altro anche quello è lo specchio del paese, nel senso che è proprio il livello di alfabetizzazione digitale, ma che è uno specchio anche quello, come dire, una conseguenza del livello generale di alfabetizzazione, non soltanto ai media, ma in generale del livello di istruzione generale del paese, che si riflette anche nei politici che ha o nei personaggi pubblici che produce. È un po' un effetto, come dire, apre un discorso molto più ampio sulla società italiana. Eh sì. Che purtroppo non possiamo fare, mi interesserebbe tantissimo, ma non possiamo farlo adesso perché abbiamo finito il tempo, quindi eventualmente lo facciamo la prossima volta, oppure vengo a sentire le sue lezioni all'Università di Siena, che cominciano adesso, no? Siete in apertura di secondo semestre, giusto? Sì, tra poco, tra un mese iniziamo. Grazie a voi dello spazio. Grazie a lei, grazie al professor Tiziano Bonini dell'Università di Siena, grazie, le auguro buona giornata. Arrivederci. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria e torniamo fra pochissimo per chiudere.
eccoci qua ancora in diretta, lasciamoci alle spalle la TV, i social, le radio, insomma è tutto quello di cui abbiamo parlato questa settimana. Notizia invece di servizio, perché è quello che accade questa domenica, ma che in realtà è una protesta che coinvolge molte, molte associazioni. Domenica la serrata della piscina, perché l'utenza è dimezzata dal Covid e il caro energia, gas eccetera mette il suo bel da fare. Sentiamo tutto nel servizio che è andato in onda nel nostro TG. Cioè, se a pieno regime ti hai un aumento del 60-70% di bollette, ti porto un esempio, noi solo su un impianto, una bolletta energia elettrica nel mese di dicembre avevamo pagato 9.000 euro l'anno precedente, quest'anno è arrivato a 16.000 euro, quindi si parla di un aumento spropositato e insostenibile. Ma se si fosse in una situazione di pieno regime, con tanto fatturato, con tanti ingressi, con tanta attività, sarebbe difficile, ma insomma uno potrebbe tentare in qualche maniera anche di resistere. In un contesto in cui si viaggia al 30-35% di incassi, di fatturato rispetto all'anno precedente, noi abbiamo perso negli ultimi anni quasi 1 milione di euro di fatturato. Quindi con delle perdite così si è innescato anche il problema del caro bollette e la situazione è diventata veramente complicata. Quindi cosa chiedete? Cioè, qual è il vostro obiettivo? Cosa volete raggiungere? Come si può far continuare a sopravvivere le piscine, insomma, gli impianti come quelli che sono anche a Siena? Quello che vogliamo intanto ci sia un po' d'attenzione, no? Perché ultimamente c'è stata anche un po' attenzione a questo settore, al problema dello sport e del diritto di fare sport, quindi chiediamo attenzione. Dopo insieme trovare delle soluzioni che possono permettere comunque gli impianti di stare aperti. Questo non è un problema soltanto dei gestori, questo problema diventerà anche delle amministrazioni locali, dei comuni che insieme a noi sono quelli che hanno il peso sulle spalle di dover garantire dei servizi, dove mantenere aperte le strutture, ma anche comuni che non abbiano la possibilità delle risorse per sostenere queste perdite economiche e soprattutto questo aumento dei costi. È aumento dei costi, tema importante, lo tratteremo anche noi nelle prossime settimane. Intanto appunto la notizia di servizio: domenica le piscine rimangono chiuse. Oggi invece, come anticipato, incontreremo noi giornalisti, il sindaco, la città incontrerà la famiglia siriana ospite della Caritas. Potremo continuare a raccontare le loro storie. È venerdì poi e quindi oggi è atteso il bollettino settimanale del Covid, che ci dirà se appunto questa speranza che abbiamo, che l'andamento dei contagi ci riporti verso una nuova normalità, è una speranza ben riposta. Siamo arrivati in chiusura anche di questa settimana, quindi io vi ringrazio di essere stati con me, grazie a Samu Piras in regia, e Buongiorno Siena torna lunedì alle 7:30 con la rassegna stampa come sempre. Buon fine settimana.